siamo al Parco Le Cascine di Firenze e oggi farò una cosa molto stupida. Farò 3141 metri in impennata su una ruota. Farò un'impennata con la mia bicicletta, eccola là, un'impennata di 3,14 km. Nel frattempo vi racconterò la storia di Pi Greco e useremo tutto questo per fare la nostra approssimazione di Pi Greco. Quindi venite con me, vi spiego tutto. Venite. Ho due videocamere con me e quella che inquadra la ruota davanti, questa, ve la lascerò sempre nel video così che potete vedere che non abbasserò mai la ruota. Ieri sono venuto qua con un metro molto lungo, ho misurato tutto, il punto di partenza è qui a questo palo. Devo azzerare il contagiri della ruota, zero, pronti, attenti, via. Eccoci qua, sono su una ruota. Devo superare i binari della tranvia, devo stare molto attento qua perché c'è gente, c'è l'incrocio e c'è la tranvia e non voglio finire sotto al treno. Vediamo di che colore è il semaforo, fino a un attimo fa era rosso. Attenzione alle persone. Eccoci sui binari, saltelliamo sui binari. Ok, tutto sotto controllo. Ciao! Sono passati i carabinieri e mi hanno salutato su una ruota. Nel 1920 Cristo i babilonesi approssimavano Pi Greco con 25 ottavi, cioè 3,125. Nel 1620 Cristo gli egizi approssimavano Pi Greco con 16 noni alla seconda, cioè 3,16. Nel 250 avanti Cristo Archimede dimostra che Pi Greco è compreso fra 223 settantunesimi, cioè 3,1408, e 22 settimi, cioè 3,1429. Nel 480 d.C. in Cina, Zhu usa come approssimazione di Pi Greco 355 centotredicesimi, 3,1415929. Qua di solito c'è gente, attenzione. Nel 1500 in India Nilakanta trova questa serie che converge a Pi Greco. Nel 1593 Viète in Francia trova quest'altra serie che converge a Pi Greco. 655 Wallis, Inghilterra, lo stesso che ha introdotto il simbolo dell'infinito, trova questo prodotto infinito il cui risultato è Pi Greco. E poi abbiamo Leibniz, 1673, che trova la serie più famosa e più facile per calcolare Pi Greco, non la più veloce. 4 primi meno 4 terzi più 4 quinti meno 4 settimi, eccetera eccetera. 1800, Gauss e Legendre definiscono tre successioni definite per ricorrenza. 'Molta gente, devo passare in mezzo, vediamo se ce la faccio. Rallentiamo, attento a lui, c'è un buchino qui. Oi 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 oi. Oh, sono io.
ce l'ho fatta per un pelo. E poi arriviamo a Ramanujan, a cui in sogno, racconta lui, la dea Namagiri regala questa serie, due radice di 2 su 9801, somma per k che va da 0 all'infinito di 4k fattoriale, che moltiplica 1103 più 26390 per k, tutto diviso k fattoriale alla quarta per 396 alla 4k. Non si sa com'è possibile avere delle intuizioni di questo tipo. Nel 1987 Chudnovsky dall'Ucraina trova questa serie, la cui convergenza è estremamente veloce. Pluff, nel 1995, trova quest'altra serie che ha la proprietà che si può usare anche per trovare direttamente l'ennesima cifra decimale di pi greco senza calcolare le cifre precedenti. C'è vento e stavo quasi cadendo. E infine 2024, il metodo dell'impennata. Ci siamo quasi, mancano 300 metri, giusto il tempo di dirvi che farò la lunghezza del percorso diviso il numero di giri della ruota come contati dal contagiri, un semplice contagiri che conta solo i giri, per il diametro della ruota che ho misurato ed è 702 mm. Ultimi 100 metri, ho messo un segno ieri, cercherò di fermarmi sul segno. Comunque i rigiri della ruota sono ovviamente in quantità intere. Vediamo se vedo il segno. Eccolo, lo vedo, c'è proprio il signore. Ok, passiamo avanti e mi fermo qua. Ecco il segno. Non ho guardato il numero dei giri. Numero di giri 1420. 3141,5926 diviso aperta tonda 1420 giri per 0,702. Chiusa parentesi uguale 3,15. Piuttosto buono. E il 28 giugno è il giorno di Tau, 6,28, dovrò fare 6,28 km su una ruota. Ciao, alla prossima!